Professore Parolini, con questo accordo la Lombardia avrà l'occasione di implementare le ricariche elettriche? Sì, facciamo un accordo con quel che anticipa i tempi, ne seguiranno altri con altre compagnie, ma questo è il primo che ci permette di distribuire una rete di ricariche elettriche che favorisca la diffusione di veicoli sempre più compatibili dal punto di vista ecologico. L'accordo contiene anche però la diffusione degli impianti di metano, degli impianti GPL, che sono altrettanto importanti per favorire una mobilità sostenibile. Ecco, io credo che l'adesione volontaria delle compagnie che anticipano i tempi sia una scelta fondamentale che ci aiuta a raggiungere prima i nostri obiettivi. Siamo i primi in Italia, questo è il primo degli accordi della Lombardia. Ecco, la Lombardia si era già mossa però in questa direzione con un bando, MUVS, no? Sì, abbiamo fatto un bando per la diffusione delle colonnine elettriche, ma soprattutto abbiamo fatto una norma che ha facilitato di molto la realizzazione della distribuzione anche del gas. Ecco, io credo che queste siano le strade da perseguire, norme chiare che hanno un obiettivo dichiarato e che chiamano alla collaborazione le aziende. È la strada della Lombardia ed è una strada efficace.